e benvenuti a un nuovo video. Oggi proviamo un kit per Microbit, il kit MicroMaQueen, che è una macchinina controllabile con la scheda Microbit. Dentro possiamo trovare la scheda principale, che ha i motori DC, un interruttore per accendere o spegnere la macchinina, un buzzer per emettere suoni e note, un sensore ad infrarossi per telecomandare la macchinina, due LED, delle porte per dei servi, altre porte e il connettore per il sensore ad ultrasuoni, che serve per capire quanto è distante un ostacolo. Il Microbit si infila qui. C'è anche un pulsante per l'accensione e lo spegnimento. Il sensore ad ultrasuoni si infila invece qui. Potete vedere che i pin hanno un nome, cioè il ground, il pin 2, il pin 1 e il 5 volt. Colleghiamo il sensore così. Ora è giunto il momento di mettere le gomme alle ruote. Le gomme possono influenzare parecchio il moto della macchinina, quindi bisogna fare attenzione di metterle bene in modo che non ci siano irregolarità, come adesso ce ne sono molte, vedete. Non ci devono assolutamente essere irregolarità. È giunto il momento di attaccare le ruote alla scheda. L'attacco delle ruote è una forma particolare, quindi dovete controllare di farlo combaciare con quello del motore. Ed ecco la macchinina completata. Aggiungiamo il Microbit. E ora manca solo un passaggio. Dobbiamo aggiungere il portabatterie. Nella scatola è anche presente un comodo adesivo per attaccare il portabatterie in questa posizione. In questa posizione, in mezzo alle ruote. L'attacco delle batterie non deve andare sul Microbit, perché altrimenti la macchinina non funzionerà, ma deve andare qua sotto, in questa porta qua sotto, in modo che possa dare energia a tutta la scheda e anche al Microbit. Per montare il portabatterie abbiamo deciso di utilizzare dei Lego, perché la macchinina offre l'opportunità di aggiungere tanti componenti, quali servi e qua dietro sensori e attuatori, qua dietro in questi connettori. Abbiamo messo le pile, ora proviamo un programma molto semplice. La macchinina andrà avanti per 2 secondi per poi curvare per 1 secondo. Accendiamo la macchinina. Ed ecco che si è fermata perché ha completato il suo percorso. Ho caricato su Microbit il programma per seguire un percorso, ho disegnato il percorso e ora proviamo a vedere se la macchinina lo riesce a seguire. Accendo. Ed ecco che la macchinina sta aggiustando il suo percorso a seconda di dove sta andando la traccia nera. Quando se il sensore di destra rileva bianco, allora la macchinina girerà a sinistra. Se il sensore di sinistra rileva bianco, allora la macchinina girerà a destra per aggiustare il suo percorso. Caricato il nuovo programma sul Microbit. Proviamolo. Accendo la macchinina e andrà avanti finché non rileva un ostacolo. Quando rileva un ostacolo tornerà indietro e girerà a caso a destra oppure a sinistra. Fa anche un suono quando rileva un ostacolo.
abbiamo aggiunto un braccio che ha un meccanismo per alzarlo e abbassarlo, e abbiamo aggiunto un servo per azionare il meccanismo. In questo modo, quando accendiamo la macchinina e premiamo A, il braccio si alzerà e si abbasserà, Quando invece andiamo a premere B, la macchinina avanzerà. Quindi A si abbassa e si alza, B la macchinina avanza. Ecco il programma, sembra un po' complicato ma in realtà è molto semplice. Purtroppo l'estensione usata per controllare la macchinina non può essere tradotta in italiano. Abbiamo aggiunto un carrellino con un servo e un braccio. Ho inserito il programma per operare il braccio e ora, quando andremo ad accendere la macchinina, appena la macchinina incontrerà un ostacolo, tornerà indietro e il braccio entrerà in funzione.